Buonasera a tutti, io mi trovo al centro di questa di questi due artisti vicino a me. Antonella, qui seduta alla mia destra, e questa sera appunto la dedichiamo a lei, però abbiamo alla fortuna di avere con noi presente anche Andrea Miró, che salutiamo e che ringraziamo molto. Sono approdata nel laboratorio di Gilberto Minella. Minella a Milano negli anni Ottanta, da scultore e pittore, si era dedicato alla microscultura in oro, e io ho avuto la fortuna di rimanere 4 anni con lui, proprio a bottega, come una volta si poteva imparare a fare davvero il Faber, costruire. Lui è un artista vero, mi ha insegnato non solo a unire le tecniche della lavorazione, della fusione, del metallo, la lastra d'oro, ma logicamente venendo dalla scuola delle belle arti, aveva una grande attenzione al gusto, all'estetica. Per giunta l'architetto era anche architetto, Gilberto Minella, e gemmologo, per cui ho avuto veramente una grandissima fortuna, quella di imparare lì tutto quello che mi serviva, e poi nell'85 di sentirmi in grado, anche se giovanissima, di incominciare a lavorare da sola, a elaborare questa magia alla mia maniera, come secondo me doveva uscire, doveva essere la mia sensibilità, doveva esprimere la mia sensibilità, e per cui allora, a soli 24 anni, mi sono messa in proprio, aperto l'attività di artigiana. Piano piano si è delineata questa traccia, abbiamo sintetizzato in qualche maniera dei filoni e degli stili, e per ognuna è stata inserita una foto con il testo. Il testo è descrittivo, ma soprattutto descrive non tanto la tecnica di realizzazione, ma la storia, perché ogni gioiello ha la sua storia. Ed è nel recuperare i gioielli dei miei clienti, perché così è stato, è nato la necessità di avere uno archivio, di avere uno storico, e per cui ho cominciato 2 anni fa a telefonare ai miei clienti, quelli comunque che si sono resi disponibili e che ringrazio, per farmi ridare per poche ore i gioielli. Ed ecco che con Giacomo, diciamo, Galarate, pazientissimo, abbiamo fatto velocemente per poterli rendere tutte le foto, e da lì, sempre con grande pazienza e grande determinazione, è stata scelta questa rosa di 14 gioielli con le loro relative storie. Allora, premetto che anch'io sono abituato a stare davanti al microfono e davanti al pubblico, però cantando, per cui parlare è sempre una cosa un po' particolare, parlare al di là, al di fuori del palco. Devo dire che ci sono molti punti in comune. Vite parallele non è soltanto vite parallele, così è un modo di dire, ma è proprio il concetto di creazione artistica, che secondo me tutte e due in qualche modo pensiamo, io in un modo, lei in un altro, ma convergono questo modo di vedere le cose. Di lei in assoluto mi è piaciuto proprio la sostanza, e cioè il fatto che lei non sia una che lavora in modo per qualcosa, per progetti, per qualcun altro, eccetera, in modo dozzinale. Cioè ogni creazione è una creazione, cioè ogni pezzo è un pezzo unico, non esiste un doppione. Comunque sia, anche se tu vuoi fare una cosa simile, sarà una cosa simile, ma non sarà mai la stessa cosa. E questo è un modo di intendere gioielli, secondo me, prima di tutto molto vicino al mio gusto. Sono un po', in generale, un bastian contrario, sono un po' anche una che non ama molto le mode. Laddove le mode incontrano il mio gusto, ok, va bene, ma dove non me ne può fregare di meno, non ce n'è. Cioè,
E quindi non sono una che sceglie i gioielli, generalmente, nelle gioiellerie. E tenendo presente che per il lavoro che faccio non metto gioielli continuamente, perché ci sono gioielli che ti impediscono di muoverti facilmente sul palco, se devi suonare il violino, se devi suonare la chitarra, se devi sederti a un pianoforte, ecco, forse il pianoforte è l'unico posto dove puoi mettere qualche cosa in più, scelgo in modo molto particolare quello che metto. E il concetto di pezzo unico è un concetto, è proprio il concetto dell'arte, secondo me. Perché l'artista questo fa, non è seriale. Poi, qui possiamo aprire un mondo, si apre un mondo vastissimo, possiamo discuterne, però ecco, di per sé il concetto a monte, alto, è quello, dove il gesto dell'artista è il gesto di quell'artista in quel momento, e la cosa bellissima è che ogni volta a questo momento può essere fermato, nel caso di Antonella, in un anello, in una parure, in un paio di orecchini, in una collana. E la cosa mi ha entusiasmato molto. La sua panchina guarda dove lei sta, la signora chiusa nel cappotto non sorride, vengono i cavalli vicino a lei. Dorme l'uomo col cappello, fa il suo giro come sempre, ma non la distruggerà. Questa è l'ora fuori dalla normalità, l'ora d'aria fuori dalla vita quotidiana, persa in una prospettiva già strana, e raggiunge tra le luci il centro della scena, e nei suoi occhi così, mentre sogna si confondono fantasia e realtà, e si perde lungo il soffio di un'idea, e tutto il mondo gira piano come ottica per non morire più. Ma questa vita parallela dura solo un po'. Macchine semafori che non vede mai, la sua faccia stanca non è stanca di volare, giorni più felici tutti quanti per sé, non ci sono ansie nella mente, tutto è entusiasmo e splendere. E sarà mentre sogna si confondono fantasia e realtà, e si perde lungo il soffio di un'idea, e tutto il mondo gira piano intorno a lei. Orizzonte magico per non morire più, ma questa. Ha